Eccoci qua, energia, ambiente, costi e risparmi, grazie per i tanti sms che avete mandato. Abbiamo dedicato una puntata a questi argomenti, lo faremo ancora, no? Per capire cosa succede all'interno delle nostre comunità su versanti, su temi come questi. Adesso è arrivata una notizia, la G-Com ha bloccato le bollette per linea fissa e fibra che erano a 28 giorni, no? Perché con i 28 giorni ti arrivavano 13 mensilità, 13 bollette in sostanza da pagare, no? Quindi sono tornati a 30 bollette mensili. Ecco. Esatto. Sei a cresta al mese. Presidente, i pagamenti, no? Come vanno le cose con i pagamenti? Ci sono difficoltà? Che cosa succede? Allora, le difficoltà... Ha ragione lui quando dice che la gente è in difficoltà e fa sempre più fatica a pagare. Ricordiamo quello che abbiamo detto prima, purtroppo sulla bolletta pesa la tassazione. Se fosse solo il costo della materia prima risparmieremmo il 60%, no? C'è un 60% di tasse che va a far pesare enormemente le nostre bollette. Accise. Cioè, no. Sì. Sono tasse. Sono costi per noi passanti. Teneva costi lui, sì. Sono costi per noi passanti di cui non ci facciamo, che non fanno bilancio per noi, no? Incassiamo e poi diamo a chi di dovere. E questo è il primo elemento. E c'è da dire che ad esempio noi vediamo nelle due bollette, quella primaverile e estiva, dove si va a pagare il gas, ad esempio, che si è consumato in inverno. Quest'anno purtroppo abbiamo avuto un inverno molto freddo, per cui ci troveremo due bollette sicuramente salate tra poco, quella di aprile e quella di giugno dovrebbero essere le due più pesanti. In questo periodo, nel 2016, noi abbiamo avuto rispetto al 2015 un aumento del 61% di richiesta di rateizzazione. E lì siamo intervenuti, andando incontro ancora una volta al ruolo della società del territorio. Il Consiglio di amministrazione di Ascotrade è intervenuto e abbiamo abbassato la soglia di ingresso, di diritto di ingresso alla rateizzazione. Prima era 250 euro, cioè se avevi una bolletta al di sotto dei 250 euro e non eri in grado di pagare, difficilmente la società ti permetteva di rateizzare. Oggi siamo intervenuti e la concediamo a 150 euro. Abbiamo riscontrato attraverso questa agevolazione, cioè la possibilità di pagare a rate sostanzialmente queste bollette pesanti, percentuali di pagamento, performance di pagamento straordinarie. Noi oggi abbiamo una situazione creditizia in generale che è inferiore allo 0,3, quindi molto buona. Poi io, come dico sempre, grazie a Dio viviamo e lavoriamo in una zona dove la gente ancora, no, paga, no, rinuncia a qualcos'altro, però paga la bolletta. E questo ci agevola sicuramente, ma va sottolineato il fatto che la società corre ai ripari, dà una mano, no, porge la mano al cliente perché capisce che è in difficoltà. Sì, questo, Walter, perché tanto il vero range va dal 20 al 30% di morosità nei servizi certo, a rete. Certo. Scusate, cosa vuol dire questo? Più diventate fiscali con gli svuotamenti, più la gente butta giù nei fossi. Che vuol dire? Zanatta, che significa? Fa riferimento al fatto dell'abbandono dei rifiuti. Sì. Legato al fatto che noi conteggiamo quanti sono i rifiuti che vengono esposti e quindi che raccogliamo. Non è così, comunque i dati nostri dicono che l'abbandono non è in crescita, sta diminuendo. È vero una cosa, che per un soggetto che abbandona lungo una strada o su un fossato un sacchetto di immondizie, magari su quella strada è molto trafficata, è qualcosa che colpisce e che resta nella memoria delle persone, per cui è una forma di degrado che le nostre comunità non accettano. E io credo che questo sia un grande valore, cioè nel senso che le comunità nostre non sono abituate ad avere situazioni di degrado nel loro territorio. E noi comunque facciamo un'attività
una grande attività di raccolta anche dei rifiuti abbandonati. E stiamo portando avanti dei contatti con i comuni e stiamo facendo gli incontri proprio per capire da che cosa può prendere origine e come intervenire rispetto agli abbandoni. Ci sono abbandoni che vengono fatti in maniera seriale da qualcuno che rifiuta di fare la raccolta differenziata e quindi non mette fuori, non espone i bidoncini, ma sono famiglie, ma possono essere anche attività economiche. Abbiamo trovato abbandoni rilevanti da parte anche di esercizi commerciali. Ci sono poi persone che invece di abbandonare fanno un sacchetto e lo mettono nel cestino, perché in questa maniera non viene conteggiato lo svuotamento. C'è un'attività di controllo sugli abbandoni che stiamo portando avanti, dotandoci anche di una strumentazione adeguata, nel senso che vengono chiamate fototrappole, insomma. Poniamo nei luoghi dove si verificano abbandoni con una certa frequenza delle macchine fotografiche. Delle autovelox. Esatto. Vengono camuffate in maniera tale che non si sappia. Beh, questo ci ha consentito di colpire alcuni fenomeni perché erano abitudinari. In che situazioni si incorre, diciamo, se si viene fotografati nella... Allora, c'è un problema di... noi fotografiamo molto spesso, magari si fotografa anche la targa dell'auto, per cui poi in qualche maniera si risale a chi ha commesso. La sanzione è una multa, una sanzione amministrativa, e poi uno si paga un certo numero di svuotamenti che si avrebbero dovuto fare, insomma. Quindi è... adesso non ricordo se una trentina di svuotamenti come sanzione che viene fatta. C'è un'attività di educazione, secondo me, che bisogna in qualche maniera portare avanti, anche magari rispetto a soggetti che non sono integrati nel nostro territorio, che hanno bisogno un attimo di capire anche le modalità con cui si fanno questi servizi, e quindi un'attenzione particolare viene rivolta a gruppi sociali, a situazioni di disagio, a situazioni di difficoltà. Abbiamo un esempio qui di un progetto che stiamo avviando proprio per affrontare una situazione molto delicata che c'è nel territorio del capoluogo, in un condominio, il condominio in via Pisa, dove costantemente vengono abbandonati per strada. In effetti, lì partiremo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino con un controllo costante. Sì, allora per alcuni giorni faremo un controllo 24 ore su 24, controlleremo e daremo indicazione di mettere i rifiuti su un contenitore che è messo vicino al condominio. Abbiamo fatto un servizio, non ricordo, lì è un condominio dove, per quale ragione vengono abbandonati? Perché sono è un condominio che ha grossi problemi, nel senso che ha una composizione varia, sì, quindi... con persone che non integrate, certo, e quindi, nella società, ma anche con una situazione che è sostanzialmente fuori controllo, cioè non ci sono frequenti controlli anche degli abitanti, accanto a persone che tradizionalmente abitano lì da tempo, avevano scelto di comprare l'appartamento, anche quello che un tempo magari era un'abitazione pregiata, e convivono queste diverse realtà che non riescono a comunicare. C'è una difficoltà proprio di gestire proprio quella situazione condominiale, per cui stiamo intervenendo proprio per vedere se riusciamo in qualche maniera a dare una svolta a quella situazione che sta creando lì. Vedere i rifiuti abbandonati e accatastati, certo, non è... Non è bello, ma non è una cosa a cui siamo abituati, insomma, certo, e che le nostre comunità rifiutano. Allora, grazie. Zanata, il mercato dell'energia tutelato rimarrà o cambierà nome o sparirà? Forse manca un punto di domanda, poi ci torniamo. Adesso abbiamo recuperato il servizio a cui faceva accenno prima Tognoni, di Carlo Inghilleri. Bellissimo quello lì, Bassano. Vediamo. Proprio un bel servizio.
L'epidemia dei rifiuti abbandonati si sta diffondendo velocemente a Bassano. Da quando c'è la nuova raccolta porta a porta, si moltiplicano i casi come questi che ci vengono documentati dai nostri telespettatori. Ecco l'ultima segnalazione, un video girato in centro storico. Un mucchio di rifiuti, scatole e pattumiere che non sono state gettate in modo corretto. Per questo ETRA, invece di raccoglierle, le lascia sulla strada con un avviso. Attenzione, conferimento scorretto. Legittimo, se non fosse che così l'immondizia resta lì e si accumula. Il rischio è quello di trasformare la città in una grande discarica educativa per insegnare ai cittadini negligenti che sbagliano e cosa sbagliano, lo scotto è quello di lasciare i marciapiedi al degrado. Prima o poi verranno raccolti, perché è chiaro che nessuno interessa che poi le cose rimangano lì un sacco di tempo. Già in altre... Prima o poi dopo quanto? Beh, non mi posso impegnare sul numero di giorni precisi. Certo è che non lasceremo lì ad libitum rifiuto lungo la strada. I rifiuti non resteranno per sempre sulle strade, ma magari uno o due giorni sì, col risultato che a ciclo continuo, in città, ci saranno sempre scene come questa. E col caldo, quando le immondizie fermenteranno, la situazione diventerà insostenibile. A questo punto appare chiaro che la raccolta differenziata spinta non è attuabile se la controindicazione è quella dei rifiuti abbandonati, perché alla fine, se ETRA non raccoglie, chi lo farà? Noi staremo a vedere per qualche giorno i rifiuti, avete sentito il sindaco, rimarranno lì, nell'angolo dove sono stati gettati da qualcuno che evidentemente non ha ancora capito o non vuole capire come bisogna conferire i rifiuti, però insomma la città dovrà fare i conti con queste pattumiere selvagge. Lì c'era il timbro, continua perché sono inchieste. Riccardo Poletto, sindaco di Bassano della Grappa, con Carlo Ghileri. Siete andati in Alto Adige, ci sono comuni che, non so se succede anche qua, che numerano i sacchetti che danno proprio in municipio, bisogna andare a ritirarli lì per l'umido, così che se metti dentro il vetro là dove non lo devi mettere, ti beccano subito e ti fanno un multone, no? Sì, è un'altra modalità per misurare i rifiuti che vengono conferiti, cioè o si paga e si acquistano in qualche maniera dei sacchetti. Sì. Ecco, noi abbiamo un sistema un pochino diverso, nel senso che i rifiuti non vengono messi dentro contenitori e i contenitori hanno un trasponder che viene letto dall'operatore. L'operatore che svuota legge in pratica che quel giorno, a quella tal ora, è stato svuotato quel tipo di rifiuto. E questo, nel momento in cui rientrano in azienda, scaricano i dati che hanno rilevato e si costruiscono le tariffe sostanzialmente tenendo conto degli svuotamenti che sono stati effettuati. Sono tutti i contenitori che hanno questo trasponder. Uh-huh. Il trasponder è anche contenuto su questo. Uh-huh. Dietro il tappo c'è un trasponder che legge e che identifica chi ha fatto il versamento. Ah, eccolo qua. Eccolo, no? Questo ci serve sostanzialmente per poi comunicare ad Ascotrade chi ha fatto gli svuotamenti e quindi avrà poi quel beneficio. I benefici economici. Vuol dire... sono due svuotamenti all'anno, 6 euro per svuotamento. Ah, ho capito. Presidente, facciamo un accenno anche alle truffe. Voi ne riscontrate? Noi abbiamo i nostri clienti che ci chiamano. Succede che troppo spesso le società, devo dire ahimè, i big player sono quelli che sgarrano di più. Ma perché? Perché si appoggiano a società del territorio, piccole agenzie che poi hanno il compito di andare a vendere e fanno il porta a porta e chiedono anche con metodi un po' troppo aggressivi e lo fanno prevalentemente con le persone più indifese, cioè con gli anziani, chiedono di entrare in casa, mettono anche il piede sulla porta se dall'altra parte ci sono delle resistenze. Chiedono di vedere la bolletta, a volte dicono anche siamo di Ascotrade. E come dico sempre, non date mai a nessuno la vostra bolletta, perché nel momento in cui la mettete sul tavolo o quel signore, quel ragazzo che vi è entrato in casa la prende in mano, la fotografa, voi vi trovate dopo qualche giorno che vi arriva a casa la busta e senza volerlo vi trovate con un nuovo fornitore di gas o di energia elettrica.
È vero che c'è poi il diritto, no? Come si chiama? Di recesso, che deve essere esercitato entro i 14 giorni successivi, quindi lì basta poi firmare e spedire al presunto nuovo fornitore. Ma è altrettanto vero che oltre ad essere una seccatura, una scocciatura, cioè diventa un momento in cui si perde fiducia nelle società e questo è il danno maggiore che viene fatto a tutti noi. Ad esempio la forza vendita, la rete vendita di Ascotrade sono ragazzi dipendenti di Ascotrade e quindi anche il rapporto con le persone del territorio, l'approccio è sicuramente etico e di rispetto. Devo dire che anche noi qualche volta ci capita anche di perdere la vendita, no? Noi abbiamo sempre l'approccio dei venditori perché quando non vendo io vende qualcun altro. Però è anche vero che nel momento in cui vai a fare consulenza, è un rapporto etico corretto, dici al cliente, ed è quella la forza di una società che, come la nostra, che vende ma che è attenta al territorio, cioè gli dici guarda, rimani dove sei perché noi non siamo in grado di farti questo prezzo. Grazie a Dio succede poche volte. L'acqua è preziosa, vedere giardini inondati, le falde stanno calando paurosamente. Sì, purtroppo Barato. È vero, specialmente in periodo di inverni come questo che hanno fatto secche che era anni che non vedevamo, sicuramente bisognerebbe avere un po' di più attenzione e magari i giardini lasciarli anche un po' più secchi e avere la sicurezza invece dell'acqua per poterla bere un po' per tutti quanti, no? Perché credo sia questo fondamentale, anche perché come società stiamo intervenendo sempre di più per la questione delle perdite, facendo dei nuovi interventi, di nuovi impianti di tubature, perché credo siano queste assolutamente fondamentali, anche in primis per assicurare appunto i nostri cittadini, perché più si è allacciati acquedotti e sicuramente più sicuri si è che cercare l'acqua nei pozzi, perché meno si cerca dei pozzi e credo più sicuri si è, no? Allora, però è altresì vero che anche noi cittadini dovremmo stare un po' più attenti come usiamo l'acqua, perché credo che, come dicevamo prima, è il bene fondamentale e primario e magari usarlo in periodi come questo per i fiori o per l'erba, per il proprio giardino, credo sia davvero un'offesa per chi, ma per chi soprattutto non riesce neanche a farsi la doccia o addirittura poter berla l'acqua. Allora io credo che l'attenzione, e questo vi ringrazio per avermi invitato anche questa sera, sia davvero verso tutti quanti, perché credo sia assolutamente importante. E come società sicuramente dovremo sempre più fare investimenti per cercare di servire sempre di più i nostri cittadini e in modo sicuro, perché questo credo che sia la cosa assolutamente importante, e credo che tra società e cittadini, se c'è la collaborazione, sicuramente il servizio può andare meglio per tutti. C'è collaborazione tra fornitori e associazioni di consumatori, insomma, lavorate. Il clima rispetto a 10 anni fa sicuramente è migliorato, cioè non c'è più, come dire, una conflittualità irrisolvibile, quindi anche vivace. Oggi siamo in una condizione che gli strumenti di cui ci siamo dotati, associazioni di consumatori e imprese, porta molto spesso anche a contenziosi che si risolvono per il 98% con soddisfazione di entrambe le parti, quindi c'è un passo in avanti, però sono passati 20 anni dalle liberalizzazioni, quindi andiamo lentini, ecco, mettiamolo così, però insomma bisogna anche dire che le cose sono sicuramente migliorate. Vanno un po' meglio quei little player. I little player sì. È più facile, sì, diciamo, sì. Collaborare piuttosto che i big player perché, la struttura aziendale ha una dimensione diversa. Certo. Quando prima si parlava di qualità, il fatto che i campanelli vengano suonati
da gente addestrata dell'azienda, fidelizzata, dipendenti, non è la stessa cosa che suoni il campanello uno scapestrato che, se gli chiedi di che parla, difficilmente ha anche una risposta. Molto spesso anche le aziende hanno assecondato questa pratica commerciale decisamente disdicevole. Anche qua, anche, come dire, i big player fanno oggi un'ammenda, e fino a quando il contratto non viene sottoscritto, inviato dall'azienda, non si dà luogo all'attivazione del contratto. Molto spesso lo dicono ma non lo fanno, perché poi il problema è, al di là del fatto che si possa recedere dal contratto, le modalità di recesso, al netto di quello che sarà probabilmente il nuovo contatore che è già partita l'installazione, per cui i cambi di gestore saranno molto più rapidi. Oggi, per cambiare un gestore, quando ho fatto il recesso, ci vogliono dai 4 ai 6 mesi, mediamente. E quindi anche qua abbiamo chiesto all'autorità un intervento tale per cui non mi devi fare il prezzo migliore della tua offerta. Quel contratto non lo volevo perché mi è stato, come dire, estorto. Ecco, io non dovrei pagare la fattura. Questo è un terreno su cui alcune imprese hanno aderito, altre bofonchiano un po', però quella è la strada come deterrente massimo. Perdi quello che hai venduto e ti calmi, sì, per forza. Allora, 23.02, abbiamo un minuto. Molti non sanno che entro il 2018 bisogna scegliere il gestore gas e energia, è vero? È vero, è così, è vero, detto. Non sanno, molta gente non lo sa. Infatti, quando gli spieghiamo, guardate che entrerà, c'è il decreto gas, non si rendono conto, dicono ma allora cosa dobbiamo fare, con chi dobbiamo passare, eccetera. Volevo però fare un accenno a quello che diceva prima il presidente qua dell'Asco Trade. Quando le volte fanno, ve lo dico proprio per esperienza diretta, nel senso che la gente, ci affrontiamo questi casi qua, spesso troviamo dei personaggi che vanno in giro casa per casa a proporre questi contratti, e che siano a conoscenza i gestori, non credo, spesso capita, qualche volta capita con Enel, capita con qualche altro gestore, fanno un po' le furbate, nel senso che per evitare che il cliente adotti il sistema del recesso o comunque lo renda efficace, sbagliano di proposito, per esempio l'indirizzo, in modo che quando gli arriva le lettere arrivano a un altro indirizzo, il cliente non si rende conto, trascorrono i termini e mandano avanti il contratto. Quindi il contratto a tutti gli effetti entra nella fatturazione. Questo serve, questo è stato uno strumento, abbiamo visto un artificio che molti usavano fare. Semplicemente non mettono la data sul contratto. Oppure, esatto, non mettono la data, oppure non lo so, noi abbiamo avuto un caso la settimana scorsa, hanno intestato il contratto di un condominio a una persona che era ignaro del contratto. E avevano innescato quindi il meccanismo della fatturazione sul condominio, e questo non sapeva neanche niente. Certo. Per cui querela, carabinieri, casini, sono problemi, così. Cioè, è chiaro che quando il truffatore, o comunque, non voglio chiamare tutti i truffatori perché c'è gente che fa anche il suo mestiere e lo fa anche bene, però alle volte c'è qualcuno che fa un po', sì, il furbacchione, perché si prende la provvigione, eccetera. Stare sempre attenti, mai dare subito il POD, il proprio PDR, che sarebbe quel numeretto che vi compare sulle bollette della luce e del gas, aspettare e dire sempre, vabbè, abbiamo i 14 giorni di tempo, e controllare i dati che siano corretti, perché il 90% delle persone che si rivolgono a noi non controllano quello che scrivono, non leggono nemmeno quello che scrivono, si fidano e firmano, per cui non sanno neanche che tipo di contratto alle volte hanno firmato. Quello che è successo ai risparmiatori delle popolari vendite, certo. No? Quindi stare molto, molto attenti. Allora, 23.04, grazie a tutti, è una trasmissione di servizio questa estate, ne faremo delle altre, grazie davvero ai nostri ospiti, ringrazio particolarmente il professor Dal Paus che ci ha onorato della sua presenza, speriamo di averla ancora, professore. A parlare di argomenti che spesso vengono trascurati e poi le conseguenze si vedono e si sono viste purtroppo anche recentemente. 23.05, ripartono i nostri
telegiornali. Domani mattina sveglia Veneti, come sempre, con Lucio Zanatto e Mirella Tuzzatto. Grazie a Fabrizio Bazzoni, Francesco Rattà in regia, Tony Poll e Nicoletta Rizzetto in studio. Grazie molte. Buonanotte, arrivederci. Buonanotte. Buonanotte, grazie. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.